So cosa vuol dire. Svegliarsi con una sensazione negativa, come se il tuo corpo o la tua mente stessero cercando di farti capire qualcosa, ma non riesci a capire cosa. Quella sensazione, seppure un po' nascosta dalle tue faccende e dai tuoi impegni, resta lì e tu non puoi che subire le conseguenze del disagio che nutri. In questo modo non fare altro che rimandare e rifiutare tutto ciò che ti farebbe bene. Ma per quanto tempo vuoi far finta di nulla? Non so perché, ma abbiamo questa bruttissima abitudine di far finta di non sapere. Come fai a non sapere che un giorno ti pentirai di esserti buttato a terra? Oppure come fai a non sapere che è del tutto normale non essere pronti per qualche cambiamento? Quando mi sento vuoto, o peggio ancora quando mi sento negativo, sono lì che ricordo a me stesso qual è la scelta giusta. Giusta per me, il me positivo, non quello che sta male. È così che riesco a darmi da fare da quando ho capito che cambiare è difficile per natura. Bisogna mantenere il ritmo, vivere nel presente, avere focus, essere. In passato ho davvero pensato di poter lasciare tutto. I miei impegni, i miei obiettivi, i miei allenamenti e addirittura i miei sogni. Ho pensato, io non voglio essere questo, io non voglio rinunciare, voglio rispettarmi. Ho capito che mantenere un ritmo giusto è la chiave che mi permetterà di raggiungere i miei obiettivi e arrivare al successo, il successo personale. Allora ho smesso di far finta di non sapere e ho finalmente iniziato a vivere come chi invece sa. Rispetta chi sei, rispetta le tue priorità e non dimenticare. Mantieni il ritmo.